Buongiorno a tutti e ben ritrovati all'appuntamento settimanale con TRG Notizie. Don Arturo, come di consueto, aprirà il notiziario con l'editoriale. Faranno seguito la lettura del calendario liturgico, gli avvisi della parrocchia e dell'oratorio, quelli del comune e di pubblica utilità. Tra gli altri, le indicazioni per la campagna vaccinale e antinfluenzale 2021-2022. Domenica scorsa, 7 dicembre, si è svolta la tradizionale giornata del ringraziamento. Luigi ha raccolto per voi le immagini e i momenti più significativi. Per chiudere, vi proponiamo la seconda parte dello spettacolo per bambini che si è tenuto lo scorso 31 ottobre presso il Teatro Zanardelli, dal titolo Pomata Fantasia. Buona visione! Cari amici, avvistato un certo stupore e dato adito anche a vari commenti, la nomina del segretario generale del governatorato dello Stato della Città del Vaticano, nella persona di Suor Raffaella Petrini. Non è più una novità che alcune donne ricoprano dei ruoli di grande responsabilità nella Curia Romana. Eppure, quest'ultima nomina ha meravigliato alcuni che forse pensavano a questo incarico come più adatto a un uomo e meno a una donna. Davanti a questa scelta di Papa Francesco, mi viene da esclamare, ma con tutta semplicità, che bello! Infatti è molto bello vedere come non ci si accontenti di parlare di genio femminile, ma di affidare anche alle donne delle responsabilità importanti, rilevanti e delicate. Sono i primi passi necessari per curare la malattia di quel clericalismo più o meno strisciante che troppo spesso si tinge di un certo maschilismo. Lo stile del Signore Gesù, che sfidò le consuetudini del suo tempo per fare spazio alle donne con una serenità che mai si imbarazza, ne mette in imbarazzo, comincia a diventare sempre più chiaramente lo stile della Chiesa. Che bello! Naturalmente siamo molto curiosi di vedere come questo cammino potrà continuare, con semplicità e con coraggio, diventando così un segno di speranza per l'umanità tutta, soprattutto in quei contesti in cui le tradizioni sociali, culturali e religiose tengono le donne in uno stato di ingiusta soggezione. Pace, bene e tanta serenità. Buona domenica e lieta settimana a tutti voi. Arrivederci. Oggi, domenica 14 novembre, 33ª del tempo ordinario e giornata mondiale dei poveri. In parrocchiale, alle 18:30, Santa Messa per i defunti Canova Gianni, Angelo, Pietro e Caterina. Lunedì 15 novembre, in oratorio, alle 8 Santa Messa per il defunto Ardenghi Giovanni e alle 18:30 Santa Messa per la defunta Bertoletti Paolina. Martedì 16 novembre, in oratorio alle 8, Santa Messa per la defunta Chiara Giuliani. Alle 18:30 Santa Messa per la defunta Tribuni Maria e alle 20:30 preghiera di lode. Mercoledì 17 novembre, Santa Elisabetta di Ungheria. In oratorio alle 8, Santa Messa per il defunto Biazzi Giovanni. In casa di riposo alle 10, Santa Messa, ma per i soli ospiti. In oratorio alle 18:30, Santa Messa per i defunti Lucia, Graziella e Bruna. Giovedì 18 novembre, in oratorio alle 18:30, Santa Messa per i defunti Manfredi Nadia e Pezzi Giuseppe. Venerdì 19 novembre, in oratorio alle 8, Santa Messa pro populo. Alle 15, Corpus
coroncina della Divina Misericordia e alle 18.30 Santa Messa pro Populo. Sabato 20 novembre, in parrocchiale alle 18.30, Santa Messa per i defunti Alfano Antonio, Giuseppe Regina e Nadia Manfredi. In oratorio si terranno le confessioni dalle 9 alle 11. Domenica 21 novembre, Nostro Signore Gesù, Cristo Re dell'Universo. In parrocchiale alle 8, Santa Messa per i defunti Morbini Pietro, Giovanni e Rosina, Pietro e Giuseppina. Alle 10, Santa Messa per i defunti Biloni Andrea, Franco, Giuseppe, Angela, Resconi Pietro, Carolina e Battista, classe 1987, e Biazzi Nicola. Ci sarà anche il battesimo di Tomasoni Diletta e Resconi Martina. Alle 18.30, Santa Messa per i defunti Baiardini Adele, Luigi, Agnese e Mari, Ferrari Rosa e Severo Tomasoni. Si avvisa che il parroco Don Arturo sarà assente da lunedì a venerdì per partecipare agli esercizi spirituali. Indicazioni per l'indulgenza plenaria per i defunti. Si concede l'indulgenza plenaria, applicabile soltanto alle anime del purgatorio, al fedele che nei singoli giorni, per tutto il mese di novembre, devotamente visita il cimitero e prega per i defunti, che visita una chiesa o un oratorio, recitando un Padre Nostro e un Credo, e che adempie le tre condizioni: confessione sacramentale, comunione eucaristica e preghiera secondo le intenzioni del Sommo Pontefice, Pate, Ave e Gloria. Si terrà la raccolta di San Martino. Il valore dei beni raccolti sarà trasformato in contributo a sostegno di progetti di assistenza sulla Balkan Route. Ci sarà la raccolta di viveri a lunga conservazione in oratorio, sabato 13 novembre dalle 15 alle 17 e domenica 14 novembre dalle 11 alle 12 e dalle 15 alle 17. Mercoledì 17 novembre alle 21 Lectio Divina, preparazione della parola della domenica per il gruppo giovani e per tutti in oratorio. Giovedì 18 novembre alle 18.30 ci sarà la Bella Età con la Santa Messa e la cena in pizzeria. Domenica 21, Cristo Re, dedicazione della chiesa parrocchiale e giornata del seminario, con le testimonianze di due seminaristi e la raccolta di offerte per il seminario. Alle 12, pranzo dei collaboratori della parrocchia, iscrizioni presso il bar dell'oratorio entro mercoledì 17 novembre. Ecco l'elenco dei candidati per l'elezione del Consiglio Pastorale Parrocchiale, che sono votabili: Apollonio Daniela, Bacchiocchi Luisa, Benazzi Fabio, Biazzi Giuseppe, Bignotti Maria Grazia, Bonazzoli Gabriele, Camozzi Emilio, Cappelloni Francesco, Daniela, C'è Matteo, Facchi Giuseppina, Gottardello Chiara, Manfredi Romano, Marchioni Stefano, Pezzi Rosanna, Pini Daniele, Prandini Ada, Ranzenigo Graziella, Ronchi Gioele, Tenchini Stefania e Zacco Francesca. C'è poi l'elenco dei membri di diritto del Consiglio Pastorale Parrocchiale, che non sono votabili: Don Arturo Balduzzi, Don Nicola Mossi, Don Claudio Pluda, Don Lorenzo Pini e il diacono Giuseppe Colosini. C'è poi l'elenco dei membri votati dai gruppi parrocchiali per il Consiglio Pastorale Parrocchiale, che non sono votabili: Rodella Paola, Moscardi Chiara, Lodigiani Franco, Pini Dario,
Percivali Giambattista, Milzani Delia e Martinelli Silvana. Campagna vaccinazione anti-Covid-19. Più siamo, prima vinciamo. Da domenica 3 ottobre, i cittadini over 80, compresi quelli nati nel 1941, che hanno già completato il ciclo vaccinale primario con la prima e la seconda dose, possono prenotare l'appuntamento per la dose booster, cioè la terza dose, di vaccino anti-Covid-19. Si ricorda che la dose booster, terza dose, può essere somministrata dopo almeno 6 mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario. Si può prenotare online sul sito prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it oppure chiamando il contact center al numero gratuito 800 894 545. Quando si va a fare la terza dose bisogna portare con sé la tessera sanitaria e un documento d'identità. Un avviso del Comune di Gottolengo per la campagna vaccinale antinfluenzale 2021-2022. Dal 28/10/2021 potrà essere effettuata la prenotazione del vaccino antinfluenzale nei seguenti modi: telefonicamente al numero verde regionale 800 894 545, oppure online sul sito vaccinazioneantinfluenzale.regione.lombardia.it. La somministrazione verrà effettuata negli hub vaccinali, come quello di Castelletto di Leno. È iniziata la somministrazione dei vaccini antinfluenzali da parte dei medici di medicina generale che hanno dato la loro adesione. Sursum Corda, una rassegna di musica, liturgia e cultura organizzata dal Comune di Gottolengo in collaborazione con la parrocchia prepositurale Santi Pietro e Paolo. Il 21 novembre alle 16 presso la chiesa di San Girolamo ci sarà Gabriel's Trio, elevazione musicale, un progetto dedicato alla musica di Ennio Morricone, con Franco Fiolini al clarinetto, Ivana Milania alla chitarra e Pierpaolo Vigolini alle tastiere. Sabato 27 novembre alle 21, presso il Teatro Zanardelli in piazza 20 settembre a Gottolengo, si terrà lo spettacolo Ai Maria con Paola Rizzi, uno spettacolo in dialetto bresciano, scritto da John Comini, con regia di Peppino Coscarelli e assistenza tecnica di Luca Lombardi. L'intero costa 10 euro e il ridotto 8 euro. Thank you.
Benvenuti alla giornata del ringraziamento 2021. In qualità di presidente di sezione di Cottolengo Coldiretti Brescia, desidero portare i saluti del presidente Walter Giacometti e di tutto il direttivo. Ringrazio le autorità presenti, il sindaco e l'amministrazione comunale, Don Arturo, il comando dei carabinieri, la polizia locale e le associazioni di volontariato presenti. I 2 anni appena trascorsi hanno visto cambiare drasticamente le nostre abitudini. La scomparsa di un'intera generazione di nonni, memoria storica del nostro paese. Il mondo si è fermato, tutti avevamo paura, ma la paura, la pandemia in corso non hanno fermato gli agricoltori che hanno continuato a coltivare la terra ed allevare per non far mancare il cibo sulla tavola della gente. Si può rinunciare a tutto tranne che al cibo. Cibo genuino e sano grazie all'impegno che noi agricoltori ci mettiamo tutti i santi giorni. Ed oggi diciamo grazie agricoltura e viva gli agricoltori. Buona giornata di ringraziamento. Colgo l'occasione per esprimere i miei più sentiti auguri a Don Arturo, anticipati naturalmente, e per il suo compleanno. Buongiorno a tutti, siamo qui stamattina riuniti per festeggiare la conclusione dell'annata agraria. In questa occasione vorrei ricordare l'emozionante percorso amministrativo durato 10 anni. Durante i 2 lustri trascorsi il mondo è profondamente cambiato e le scelte compiute dall'amministrazione in questo lungo periodo oggi vorremmo definire lungimiranti. Da prima la nostra attenzione si è concentrata principalmente sulle criticità del territorio. Il clima cambiava e le precipitazioni violente ed abbondanti ci rivelavano un territorio trascurato. Pertanto abbiamo pianificato interventi per la pulizia dei fiumi, del Redone, della Rovertorta, della pulizia delle sponde del fiume Gambara. Abbiamo stipulato accordi con i consorzi irrigui per il governo e la manutenzione del bene demaniale. Infine il piano di protezione civile per far defluire l'acqua in eccesso lontano dal centro abitato. Gli sforzi per governare le forti e violente perturbazioni atmosferiche negli anni successivi ci hanno spinti ad investire in opere pubbliche. Dapprima la canalizzazione di deflusso delle acque del vaso Rodenga direttamente nel fiume Gambara per scongiurare lo straripamento della Rovertorta sulla strada provinciale ed evitare allagamenti nella zona industriale. Successivamente l'intervento di A2A, voluto con forza dal nostro sindaco, per deviare il carico di acque provenienti dalle campagne a nord del paese direttamente nel Redone, in corrispondenza della chiesa dell'Incidella. Il percorso di valorizzazione del territorio è proseguito attraverso la sensibilizzazione delle aziende agricole ed agroalimentari a costituirsi in una filiera biolocale in Cottolengo. Grazie alla filiera biolocale oggi il caseificio Tomasoni produce formaggi e yogurt con latte biologico cottolenghese. La forneria del Faul produce il pane di Cottolengo con il grano antico coltivato nei territori della zona. Merita attenzione il percorso dei prodotti Deco, completatosi nel 2020. Le patate e le zucche cottolenghesi diventano gnocchi e tortelli tutelati dal marchio comunale. Durante lo scorso inverno l'amministrazione ha riunito attorno ad un tavolo produttori agricoli, trasformatori, aziende di somministrazione pasti alle mense cottolenghesi. Il progetto definito dal tavolo di lavoro, già iniziato questo autunno con le prime semine, fornirà prodotti agricoli e agroalimentari a chilometro zero alle mense dell'RSA, dell'asilo, dell'Istituto Comprensivo del nostro Paese. Alla luce della mutata politica europea in tema di risparmio energetico e produzione di energia da fonti rinnovabili, si vuole sottolineare la realizzazione sul nostro territorio di una mini centrale idroelettrica sul fiume Gambara, la installazione di impianti fotovoltaici presso le scuole, sulle tribune del campo da calcio, la sostituzione delle vecchie luci alogene dell'illuminazione pubblica con luci a LED,
la totale riqualificazione energetica del palazzo scolastico, del palazzetto dello sport, del comune, della biblioteca, del teatro. Questa breve elencazione di scelte è il risultato di 10 anni di condivisione e di sforzi da parte di tutto il gruppo amministrativo, del quale sono profondamente orgoglioso di far parte. Voglio concludere ricordando a tutti gli agricoltori qui presenti che abbiamo un importante compito: preservare il nostro territorio ricco di risorse e di storia e tutelare le tradizioni per poterle tramandare. Per questo motivo voglio augurarvi buona festa e ringraziamento a tutti. Grazie Assessore, grazie quindi di questo impegno pluriennale al nostro fianco. Tra le manifestazioni pubbliche a rilevanza pubblica che più ho nel cuore vi è il 4 novembre, la festa della giornata nazionale, l'unità nazionale delle forze armate, e San Martino, la festa del ringraziamento. Al di là del calendario, quest'anno ci ha pensato la Coldiretti a creare questo intreccio, perché la giornata nazionale la celebrate e la celebrerete ad Aquileia, in provincia di Udine, dove 100 anni fa, 1921, 3 anni dopo la fine della Prima Guerra Mondiale, partì quel convoglio che emozionò l'Italia di quel tempo e trasportava il milite ignoto, questo soldato morto con le armi in mano per la difesa della patria, che veniva così tumulato al Vittoriano nel sacello dell'altare della patria, che dopo questo evento così storico e emozionante poteva ben dirsi altare della patria. Sacrificio, difesa del territorio, libertà sono le precondizioni di questo nostro ringraziamento. Non c'è libertà di impresa, non c'è frutto senza chi ha potuto metterci in questa condizione, quindi un emozionante ritrovo, un emozionante intreccio per questo novembre di 100 anni dopo. Il mondo sta cambiando, non serve un taumaturgo per poterlo cogliere, esisterà un pre e un post pandemia che cambierà profondamente. Lo si legge a tutti i livelli, dal 5455 a tutto quello che è il piano nazionale di resistenza e resilienza, dall'economio Francesco. È un mondo che riporta al centro l'ambiente, la natura, la salvaguardia, con grandi opportunità di trasformazione e di guardare avanti. Ma al contempo latente ci sono tanti rischi, tante problematiche legate a una deriva, per certi versi, quasi andare a ricordarci un'inversione o proporci un'inversione di priorità tra uomo e ambiente. Quindi la sfida dei prossimi anni sarà questo: il porre l'uomo al centro, la natura da rispettare, ma a servizio di uno sviluppo sostenibile. Ecco, noi non crediamo nella decrescita felice, ma vogliamo essere a fianco dei nostri allevatori, agricoltori, nel rispettare l'ambiente, ma nel valorizzare i nostri prodotti, le nostre eccellenze, la nostra zootecnia, che a livello internazionale è un punto di riferimento. E quindi, cari amici, cari concittadini, nessuna deriva panista, ma tutti insieme nel tutelare il creato che è stato voluto al servizio dell'uomo. Buona festa e ringraziamento e grazie a tutti voi. Buona giornata. Benedizione, come vede sta tentando di copiarla, tra poco sistemeremo anche dal nostro comune, quindi se volete fare delle offerte, no scherzo, noi non possiamo, quindi... Ecco, prima però nel cantiere in essere, poi vedremo nel cantiere a divenire. Comunque il copiare, per questo il sindaco ne ha facoltà. Grazie. Va bene, ringrazio il signor sindaco per le parole, come anche di chi l'ha preceduto. Grazie a Gian Pietro anche per gli auguri in anticipo. Il proverbio dice che a setanto siamo ok, ma non nel senso dell'irresponsabilità, ma dello stupore. E davvero mi meravigliate sempre di più. E devo dirvi, dopo quasi 11 anni, che sono veramente contento di essere in mezzo a voi. Grazie. Ecco, permettete poi un piccolo segno che verrà dato a tutti voi, è un riferimento a San Cristoforo. Sapete chi è il patrono di coloro che si mettono in movimento, si mettono in viaggio per compiere quel bene che il loro buon cuore suggerisce e lo spirito illumina. Preghiamo.
Dio onnipotente, creatore del cielo e della terra, che nella tua multiforme sapienza hai dato all'uomo ingegno e immaginazione per fabbricare sempre nuovi mezzi di trasporto, fa che i conducenti di queste macchine nei vari percorsi di lavoro o di svago operino sempre con perizia e prudenza per la sicurezza e l'incolumità di tutti e avvertano accanto a sé la tua continua presenza. Per Cristo nostro Signore. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Sia lodato Gesù Cristo. E anche da parte mia, buona festa a tutti. Buona giornata.
E con questo è tutto. Vi lascio la seconda parte dello spettacolo per bambini, Pomata Fantasia. Vi auguro una buona domenica e una buona settimana. Sei allergica allo zucchero o alla farina? No, mettiamo un po' di farina e poco, non tanto, ti raccomando. Un po'. È una sera di scherzetti quelli. Mettiamo un po' di farina e zucchero. Ah, adesso mi viene in mente. C'è una cosa che non deve mai, mai mancare. Basta un po' di farina, zucchero, uova. Sapete, noi in paradiso usiamo una cosa che fa venire delle torte grandi grandi, si chiama lievito, lo usate anche voi qui? Ah, ma io ho un lievito speciale, liquido, perché sapete, ne mettiamo un pizzichino, perché c'è un libro, non so se lo conoscete, si intitola Vange, ma voi sapete tutti? Questo libro che si intitola Vangelo, c'è scritto una cosa importante, c'è scritto che basta un pizzico di lievito per far venire una torta grande. Beh, io vi dico che lavoro in paradiso, però voglio vedere se è vero quello che dice il Vangelo, Vediamo, basta un pizzico di lievito, lo mettiamo, un pizzichino così, un pizzico di lievito per far venire una torta grande. Chissà se questo libro dice la verità, tu che dice? Proviamo, dai. Sofia Morti! Amica Vittoria c'ha due occhi da goloso, me l'avrebbe mangiato subito. Un altro applauso grande a Vittoria. Guarda qui, scusami. Che meraviglia. Sì. Ma davvero si. Ma è una cosa incredibile. Grazie, puoi andare. Scusate, mi hanno detto. Ogni tanto io quando cammino vado in giro a far divertire un po' gli angioletti, le persone che ci sono in paradiso, ogni tanto incontro qualche persona è un po' triste e allora gli faccio un giochino e diventano sempre un pochino un po' più allegre. Stasera mi è capitata una cosa, ma ve la racconto solo se mi dite che siete bambini coraggiosi. Chi è coraggioso alzi la mano. Benissimo, perché stasera la gente se ne va in giro tutto mascherato da scheletro, mascherata da strega, da zucca, da zucca vuota e da diavolo, la gente da pipistrello. Stasera la gente se ne va in giro vestita così perché pensa di spaventare i bambini. Allora a me cos'è capitato oggi? Io stavo venendo con la mia macchina, attraversavo un campo, a un certo punto sento, mi fermo perché non sapevo più dove, non trovavo più la strada, a un certo punto sento, oh, hanno bussato al finestrino della mia macchina. Io mi sono girato, vado, mi sono un po' spaventata perché c'era un tipo, non era uno scheletro, non era un diavolino, non era nessuno che fa le feste di Halloween, però era uno che aveva gli occhi un pochino tristi, la faccia un po' era tipo, no guardi lei è molto meglio, no, lei è molto meglio, sa, non, no, ah,
aspetta, bambini, se voi avete ancora un po' di fantasia, io qui ho una lavagna, vorrei provare a disegnare. Vediamo, quel bambino qui in mezzo con la maschera, no, no, quello lì dietro, con la maschera. Alzati in piedi, stai solo in piedi. Come ti chiami? Davide, ascolta, guardami bene. Voi guardate me, fammi vedere, secondo te, Davide, quando uno ha gli occhi un po' brutti, un po' tristi, fammi vedere come sono che io provo a disegnarli, dai. Bravissimo, così, quando uno è triste, ha gli occhi spalancati, grandi. Adesso vediamoli, qui c'è un altro ragazzo, come ti chiami? Mi vuoi aiutare? Oh, non mica tutti hanno voglia, e se uno non ha voglia fa senza. Maria voglia dopo. Tu, alzati in piedi, dai. Ascolta, lui, senti, ma secondo te uno che un po' è brutto, un po' è cattivo, il naso come ce l'ha? Come ce l'ha? Grande, piccolo, sto schiacciato, come ce l'ha? Schiacciato così, vero? Grande, un po' schiacciato. Grazie, siediti pure, vediamo. Là in fondo c'è, ecco, alzati tu che hai alzato la mano, quel bambino là, dai. Come ti chiami? Giovanni. Giovanni, che bel nome che hai. Senti, senti, secondo te, come quando uno un po' brutto, un po' cattivo, la bocca come ce l'ha? Prova a fare, alza un po' la mano, passa un momentino la mascherina, mi fai vedere com'è. Ecco così, così, bravo, a zigo zago, poi non vi dico come ha fatto a farlo. Adesso mi dovete aiutare tutto quanti. Come si fa a finirlo? Cosa gli manca a questo disegno qua? La faccia, aveva una faccia bambini a peperone, così proprio, a peperone. Poi cosa gli manca? Le orecchie, bravissime, aveva due orecchie grandi. E poi? Ah, il collo. E poi? I capelli, 1, 2, 3, 4 solo ne aveva uno più di lei, signore, mi dispiace. E poi cosa gli manca? Ah, le strupille, quelle sì che sono difficili da fare. Attenzione, abbiate pazienza, una e una, due. Scusate, ragazzi, ma secondo voi, io proprio perché stasera, tutta questa sera di gente che va in giro mascherata, ho trovato questo qua che mi ha molto spaventato, era proprio veramente brutto, sì sì. Cosa c'è? Cosa c'è? Si muovono gli occhi? Un momento, mamma, avete detto che siete bambini coraggiosi. Fermila, fermila, no, allora, siccome le bugie i bambini non le dicono quasi mai, alzate la mano così, mettete un dito in alto. Pronti? Al mio tre andiamo tutti da questa parte, vediamo se è vero che muove gli occhi. Chiara, è vero, non hanno detto una bugia, riproviamo. Vabbè, sapete che vi dico io? Che se uno anche muove gli occhi non me ne importa tanto, perché non è che fa paura con gli occhi, L'importante è che non muova più niente, perché se bocca. Siete sicuri? Un attimo, verifichiamo che non sia una bugia. Io prendo la mia mano, metto il dito nella sua bocca, tanto non è vero che ha mosso la bocca. Fammi vedere, no che non la muove. Delle mutande un po' debole, non vorrei che si rompa, ma sicuro ha mosso la bocca? Ma voi siete tutti tranquilli? Va bene, facciamo così, se muovesse la bocca mi morderebbe il dito, ma siccome non lo muove, non me lo morde, guarda. Sera. A
basta tentare i dandini. Bambini, facciamo una cosa. Io conto fino a tre. Uno. Io conto fino a tre e voi gli mandate subito qui un soffio che viene dal vostro cuore. Vediamo. Uno. Due. Tre. Bravi. Eila, amico. Bambini, col soffio del cuore l'avete ipipipipinositizzato, l'avete annientato. Aspetta, intanto che dorme io ne approfitto. C'è qui un bambino, shh, piano però, se no si sveglia. C'è qui un bambino, una bambina molto coraggiosa. Io! Vediamo, è la bambina lì col giacchetto, vieni. Fai presto prima che si svegli, fai presto. No, questa qui. Vieni anche tu, dai, venite insieme, ormai sei uscita. Fai presto prima che si svegli. Qualcuno gli fa un altro soffio così si addormenta ancora un po'. Vieni. Come ti chiami? Giulia, vieni qua. E tu? Teresa, ascolta Giulia e voi bambini. Ma a voi vi piacciono i cattivoni bruttoni che vanno in giro a spaventare i bambini? Allora facciamo così, io adesso conto fino a tre, do il mio straccetto a Giulia, va bene Giulia, posso fare una prova? Allora posso? Fammi sentire, no, cosa c'è dentro il cuore di Giulia? Qui c'è un sacco di amore, qui c'è un sacco di speranza, qui c'è la gioia, qui c'è la fede, qui c'è il coraggio, qui c'è... La pure? No, ma siete meravigliosi. Allora senti, facciamo così. Prima che si risvegli, io conto fino a tre. Voi soffiate tutti insieme e Giulia mi cancellerà la bocca del cattivone. Te la senti, Giulia? Te la senti? Prima che si svegli. Tanto adesso, Giulia, guarda, te lo dicono anche loro che non si muove. Si è mossa? Allora facciamo veloci, pronti? Soffio, uno, la bocca, ti raccomando la bocca, due, tre, soffia anche tu, soffia. Scusate, guardate Giulia cosa ha fatto. Allora, adesso è molto più facile anche per me. Un grande applauso. Ma adesso vi devo dire il segreto. Sapete qual è il segreto? Il segreto è che tutti pensano che i bambini hanno paura dei cattivoni, degli scheletrini, dei pipistrelli, ma tutti non sanno che i bambini hanno una forza nel cuore, che sono i cattivoni, i bruttoni, gli scheletrini, i pipistrellini, che hanno paura dei bambini, perché noi domani mattina, quando usciremo e sapremo che è una festa così importante, la festa dei nostri cuori, vedremo, non vedremo più neanche uno scheletrino, tutto. E poi sai cosa succederà, Giulia, stasera? Grazie a te, grazie a Teresa e a tutti voi, stasera tutti i bambini, nessuno si spaventerà, dormiranno tranquilli, perché sapendo di avere dei bambini con un cuore così grande, i cattivoni si sciolgono subito. Un grande applauso, grazie. No, che bravi che siete, siete proprio bravi, sì. Sì, ma adesso però... vediamo un po' se c'è qualcuno ancora che... Dai, vieni tu con la maglietta bianca, se no mi sfondi, vieni. Adesso questa bimba qui, se no mi sfonda la sedia. Ah, scusami, non ci vedevo da là, perdonami. Mi scusi, signore, venga. Ciao, come ti chiami? Nicolò, vieni, accomodati, ciao. Vuoi fare un bel inchino al pubblico? No, non coi fagioli, senza fagioli. Senza fagioli. Senti Nicolò, facciamo un bellissimo... Guarda cosa ti presto.
Ho trovato. Ti presto una bellissima bacchetta magica, perché stasera insieme a te, che vedo che sei un bambino molto bello, molto gioioso, molto vivace, vorrei provare a fare un gioco. Guarda, siccome abbiamo fatto prima una torta così veloce con un tocco di magia, adesso vogliamo fare un tè con la magia. Guardate, basta avere una teiera con un po' di acqua, poca, perché poi se no, ecco. Adesso proviamo a usare la magia, la formula magica divertente, solo per divertirci. Mani avanti, dita nuotanti, vi ricordate come fa? 1, 2, 3, firulì, firulà. Allora, io conto fino a 3, voi fate la formula magica, quella divertente, tanto se ho detto che non funziona, ma secondo me funziona. Niccolò batte la bacchetta magica sulla teiera e dall'acqua faremo uscire un buonissimo tè. Siete pronti? Mani avanti, dita ruotanti. 1, 2, 3. Tocco di bacchetta magica, guardate, c'ho qui un bicchiere e dall'acqua esce un buonissimo... Oddio, cos'è questo, Nico? No, questa è spremuta di lucertola. No, qui, scusate. Adam, ma guarda la mia amica Chiara, guarda, io gli ho detto, Chiara, io mi fida, Chiara, ti ho detto, il fazzoletto verde in quella scatola là, non qui. Hai fatto uno scherzo. Niccolò, ascolta, guarda un attimo Chiara, fagli un bel sorriso con gli occhi. Chiara, ascolta, tu ci hai fatto uno scherzo, ma noi ti perdoniamo, perché noi siamo gente con cuore grande. Ecco, e ricominciamo da capo, non ci lasciamo scoraggiare. Forza, mani avanti, dita ruotanti, 1, 2, 3. Tocco di bacchetta magica, guardate. Stavolta ce la facciamo, non c'è... Che succede qua? È pipì. Sembra pipì di gatto. Oh, scusate. No, Chiara, allora, uno scherzo va bene. Due però è un po' troppo, T'avevo detto questo giallo di me. Va bene, Niccolò, guarda Chiara, fagli un bel sorriso. Guarda Chiara, anche stavolta noi ti perdoniamo. Perché noi gli scherzetti non ce ne facciamo niente. Noi vogliamo fare una grande magia. E quindi mani avanti, dita ruotanti, 1, 2, 3. Firulì, firulà. Tocco di bacchetta magica, guarda. Stavolta però ce la facciamo, bambine. Stavolta però ce la... Io non so cosa sia, fosse stato almeno un po' di vino. Scusate. Chiara. Io mi fidavo di te, mi fidavo, però guarda, un altro scherzetto ci hai fatto. Vabbè, siccome il libro che usiamo in paradiso c'è scritto che dobbiamo perdonare 70 volte, va bene. Però adesso come... Ah, Nico, ho capito! Tu volevi farci uno scherzo? Noi ti facciamo vedere che gli scherzi servono a far vedere la nostra grande forza. Aspetta un po', adesso mettiamo dentro un po' di quello del colore verde. Mettiamo dentro un po' di quello del colore giallo, un po' di quello del colore rosso, e poi lo chiudiamo e noi ti facciamo vedere che col tuo scherzo noi tiriamo fuori, perché c'è un proverbio, non so se si usa qui, noi lo usiamo in paradiso, tutto il male non viene per nuocere, per fare male, ma a volte può servire a fare più bene. Sei pronto, Nico? Adesso, da 3 colori mescolati, noi faremo uscire 3 colori astrati, rosso, giallo e... O verde, giallo... No, alzi la mano chi pensa che ci riusciremo. Alzi la mano chi pensa che non ci riusciremo. Alzi la mano chi pensa e basta. Oh, meno male, dai. Sei pronto, Nico? Al mio 3. Formula magica, bacchetta magica e faremo uscire un tè astrati. 1, 2, 3. Tocco di bacchetta magica, guardate. 3 colori mescolati, esce fuori. Oh, ma ragazzi, io ci ho provato.
Ma però c'è una cosa che ancora non ho capito bene, me l'aveva detto il mio amico, mi ha detto ricordati, inutile che ci provi, i bambini non hanno bisogno di bacchette magiche, né bacchette di formule magiche, ti ho detto che basta la forza del loro cuore. Fammi sentire, Nico, fai un bel respiro. Wow! Anche Nicolò, che cos'ha qui dentro? La forza, il coraggio, l'amore, la gioia. Ma Nico, sei meraviglioso! Allora facciamo così, niente bacchette magiche, niente formule magiche, ho detto che faremo un tè a strati, sei pronto, Nico? Al mio tre, un soffio solo con la forza del tuo cuore, dai, via, fatelo anche voi, così lo aiutiamo. Vediamo se ce la facciamo, siete pronti? Dai, vai, versiamo. Ce l'ha fatta davvero, solo con la forza del cuore ha fatto, prima il rosso, poi ha fatto, dopo il giallo e dopo il... Nico, meriti un grande applauso, bravissimo, che meraviglia. Grazie, puoi accomodarti. Ma ragazzi, io devo dire la verità che non ho mai trovato dei ragazzi così belli, così meravigliosi come voi, Allora, adesso però, prima di arrivare verso la fine, prima di arrivare verso la conclusione, quanto manca ancora? 5-10. Ecco, 5 minuti, prima che arrivino magari i vostri genitori, voglio chiedervi, ma voi mi dite che festa è domani? La festa di tutti i santi. Ma chi sono? Vogliono far credere che è la festa dei mostri, ma noi abbiamo visto che i mostri ciattoli non ci fanno male. No, dei morti. Ah, dei morti, no. Dopodomani non è una festa dei morti, domani è la festa dei santi e dopodomani facciamo festa di quelli che sono già andati in paradiso per ricordare che sono vicino a noi. Però io voglio sapere una cosa. Chi è che sa chi è un santo? Dai, chi è un santo? Quante mani alzate, parlate! Chi è un santo? Sì, dai, parla! Ha fatto tutto per Gesù. Poi c'è qualcuno che vuole aggiungere qualcosa? Io! Dimmi! È un angelo! Poi? Dai, dillo! Un amico di Gesù! Ma i santi hanno tutti in comune una cosa, sono delle persone molto buone. Ma scusate, io ho conosciuto un santo che non era poi così buono, era un po' birbante. Vi voglio raccontare la sua storia, guardate qua. C'era una volta un santo che si chiamava Francesco. Guardate qua, a lui piaceva andare molto a fare le feste e aveva la sua vita, era proprio vuota. Guardate questo tubo, era vuota la sua vita, come questo tubo, molto vuota. Però Francesco aveva molto sete. Sapete di che cosa aveva sete? Non solo di vino, di acqua, di Coca-Cola, di aranciata. Aveva sete di tante cose perché sperava che a bere quelle cose lì la sua vita diventasse più gioiosa, perché aveva la vita un po' triste. E lui cosa faceva? Beveva un bicchiere di gioco, però usciva sempre dall'altra parte. Viveva un bicchiere di soldi, dice vediamo se i soldi mi fanno felice, e i soldi uscivano dall'altra parte. Continuava a bere un sacco di cose per riempire la sua vita e diventare felice, ma niente da fare. Finché un giorno, bambini, cos'è successo? Un giorno ha incontrato proprio Gesù e sapete cosa ha fatto? Ha letto un libro che si intitola Vange. E su questo libro c'era scritto, guardate, lui ve l'ho detto che faceva passare tante cose, ma non uscivano dall'altra parte, non si riempiva mai il suo cuore.
un giorno però ha letto un libro e su questo libro del Vangelo c'era scritto una cosa, c'era scritto che qualcuno quando ha sete non deve bere un'acqua qualunque, guardate, deve bere un'acqua che disseta, e quest'acqua la può dare solo Gesù. E poi su quel libro c'era scritta anche un'altra cosa. Ormai avete conosciuto che il colore rosso è il colore dell'amore. E c'era anche scritto su quel libro che Gesù fa passare il suo amore attraverso, attenzione, fa proprio attraversare il suo amore, lo fa attraversare il nostro cuore. Attenzione, lo fa proprio attraversare. Ma è passato davvero, ve lo faccio vedere un'altra volta. L'amore di Gesù passa attraverso il nostro cuore. Guardate, guardate, guardate. E quando l'amore di Gesù passa attraverso il nostro cuore, guardate cosa succede, così come è successo nella storia di Francesco, si riempie il nostro cuore. Ma questa volta si riempie di rosso amore. Allora Francesco, quando la sua vita si è riempita d'amore, un po' l'ha bevuto lui, ma un po' ha dato da bere anche agli altri. Avete capito? Questa è la festa di domani, la festa di persone buone che si fanno riempire il cuore da Gesù. Ma stasera io ho fatto mille prove, vero, vero catechiste che siete qua, e ho visto che voi avete già il cuore pieno di Gesù, ecco perché siete qui. Allora io penserei che voi meritate un grande, grande applauso, fatevi un applauso. Voi meritate un grande applauso. Sì, dai, adesso però tocca a me. No, adesso questo era l'ultimo gioco, dovevamo finire. No, adesso hai tronesso che venido io. Scusate, io ho portato un amico, non so se volete conoscerlo. Sì! Proprio, però guardate che non vorrei che rovichiara, lo faccio uscire, Sì. Non lo so se rovina la serata, però. Faccio uscire. Sì, dai, sì. Dai. Allora, vi devo avvisare che lui è andato un po' a catechismo, però non ha imparato proprio bene le cose. Facciamo una prova. Se dice delle stupidaggini, vi raccomando, lasciate. Dai, vieni fuori. Ah, finalmente, dai, vieni a prendermi. Eccolo qua. Scusate, gli devo dare una mano, se no non esce, ecco. Ciao, ti raccomando, fai il bravo. Non ti preoccupare. Eccolo qua. Saluta i bambini. Ciao, ciao a tutti ragazzi, tutto ok? Sì. Con i nai sono sordi? Non lo so. Ciao ragazzi, tutto ok? Sì. Ah, non sono sordi. Allora, intanto presentati, di chi sei? Ciao, io sono Trillo, il trattagallo. Sì, avete capito bene, è un trattagallo. Sapete perché? Non è un pappagallo, eh? No, sono un trattagallo. Perché i trattagalli, a differenza dei pappagalli, sono più intelligenti. Senti, tu sei molto intelligente. Sì, sì, conosco tante storie. E stasera, prima di andare via, ve ne racconto una. Va bene, dai, possiamo fargli raccontare una storia? Ma breve però. Ok. Senti, dov'è che l'hai letta questa storia? Nel Vangelo. Nel Vangelo. Ascolta, le storie del Vangelo hanno un nome, si chiamano parabole, grazie. Sì, ok, sono storie. Si chiamano parabole. E tu quale parabola vuoi raccontare? Quella del duon parmigiano. No, non si chiama buon parmigiano. Diteglielo voi bambini, si chiama del buon samaritano, vedi? Ah, ok. Era un samaritano di Reggio Emilia. Ok, si chiama. Sì, va bene, vai avanti, dai. Dai, comincia te. Comincio io. C'era una volta un uomo che stava andando da Gerusalemme, dalla città di Gerusalemme, stava andando in un'altra città che si chiama, dillo te, dai che lo sai. Genova. No. No, da Gerusalemme a Ger
Germania? No! Da Gerusalemme a Gerico. Ah, ok, era la terza possibilità, ma tu non mi sai mai parlare. Sì, parla, parla. Quest'uomo stava andando da Gerusalemme a Gerico e mentre stava camminando a un certo punto gli arrivano addosso... Tre ladri. Ah, tre ladri. E cosa gli fanno? Gliene danno tante, natante. Ok, gliene danno tante e dopo? Natante. Sì, ho capito. Ho capito. Che ne danno così tante che lo lasciano lì per terra morto. No, non morto. No. Allora lo lasciano vivo. No, lo lasciano mezzo vivo. Ah, mezzo vivo, sì. Ok. E quando questo poveretto è lì per terra mezzo vivo, cosa fa? Grida, no? Cosa grida? Capito che grido aiuto, dai, grida aiuto e finalmente passa qualcuno. Chi è che passa? Ella lo sa. Dai, chi è che passa? Dillo che passa. Ella lo sa. Dai, dillo che passa, dai. Passa uno sceicco. No. Ma cosa c'entra uno sceicco? Sì, terza ricco, sceicco, ricco e anche sadduceo. Ah, va bene, volevi dire che passava un ricco sadduceo. Quindi passa questo ricco sadduceo, vede il povero ferito lì per terra e cosa gli dice? Arrangiati! No. Per piacere basta, perché se viene Don Nicola mi scomunica subito se sente queste cose, eh. No, non è che gli dice che si arrangia, passa, vede il ferito lì per terra e va oltre. E vedi, lo lascia lì che si arrangia. Va bene. Andiamo avanti che i bambini devono andare via. Questo qui passa, finalmente arriva un altro personaggio. Chi è che arriva? Sì che lo so. Lo sai, dai, dillo. Però fai la persona seria. Cosa? Certamente. Allora, dai, passa un altro personaggio. Chi passa? Uno scarabeo. Ma cosa c'entra uno scarabeo? Beh, perché è l'unico che fa rima con fariseo. Fariseo scarabeo. Ho capito. Passa un fariseo che guarda il ferito negli occhi e gli dice: chi se ne frega? Meno male che non c'è Don Nicola, vero? Non ha sentito. No, ascolta, non gli dice chi se ne frega. Lo guarda negli occhi e non l'aiuta. Eh certo, vedi, per dirlo spiccia non se ne frega, no? Vabbè, hai ragione. Però arriva un terzo personaggio. Tu sai chi arriva? L'ho già detto, il parmigiano. No, il parmigiano è un formaggio. Sì, ok. Arriva un samaritano, te l'ha detto anche il bambino lì prima. Ok, scherzavo. Dai, adesso comincia a fare la persona seria. Arriva un samaritano e cosa fa? Scende dall'asino. È vero, bambini, scende dall'asino? Cura le ferite del povero ferito. Cura le ferite? Bravo, dai, forse stavolta ci siamo. Fa il trattagallo serio. Cura le ferite e poi che fa? Lo mette sull'asino? E lo porta in Germania? No, a Gerico! Ah, ok, ho tagliato. Lo porta a Gerico. Quando arriva a Gerico, dove lo porta? In un albergo. No, è vero, Chiara, che lo arrivo. Arriva in un albergo, bussano alla porta, chi è che esce? La moglie dell'albergatore. Ok, esce la moglie dell'albergatore e cosa dice al povero ferito? Senti, Grullo, se stavi a casa non era meglio? Basta. Scusate, ve l'ho detto che dice un sacco di stupidaggini. Ve lo dico che dice un sacco di stupidaggini. Allora, facciamo... Se non lasciate andare avanti... E io se c'è chiasso non parlo, eh? Oh, okay. Guarda, allora, hai detto un sacco di stupidaggi. Dì a questi bambini che hai scherzato. No. Sì? No. Sì? No. Sì? No. Sì? No. Allora, ascolta, se non vuoi fare una brutta figuraccia, dimmi dov'è che hai letto questa storia. Nel Don
Vangelo. Ok, ma quale Vangelo? Perché tu devi sapere che di Vangeli ce ne sono quattro. C'è quello secondo Marco, secondo Luca, secondo Giovanni e secondo Matteo. Tu quale hai letto? Quello secondo me. No, 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 no. Quello secondo me non esiste il Vangelo, scusami, non esiste. Sì, ok, per i tre che esiste? No, 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 ma non dire stupidaggio, non è ancora arrivato, meno io di no. No, non esiste. Allora, dai. Ascolta, se vuoi chiudere in bellezza, di ai bambini, sai almeno perché Gesù raccontava le parabole? Sì che lo so, dai, diglielo. Per dare un messaggio. Ah, che bravo che sei. Gesù raccontava le parabole per dare un messaggio. E tu lo sai qual è il messaggio della parabola del buon parmigiano? Samaritano ignorante. Tu lo sai qual è il significato della parabola del buon samaritano? Sì che lo so. Lo dico? Ok. Lo dico? Sì, sì, dillo. Dillo, ma non mi sto prendendo le orecchie. Dai, dillo. Se devi andare a Gerico... Se devi andare a Gerico, cambia strada! Hai detto un sacco di stupidaggine, dai! Ragazzi, ho detto un po' di stupidaggini, ma era un po' per divertirmi. Grazie e buona festa per domani! Ma te in paradiso non ti avevano dato una cosa da dare ai bambini? Oddio, oddio, scusate, ma avevano dato una cosa per voi e io me la stavo dimenticando. Chiara, lo sai che mi ha dato una cosa per voi? Vieni a prenderla. Adesso dagliela. Sì, dai, metti, stai lì tu buono che adesso gliela do. Eccola qua. Eccola qua. Allora, il mio amico mi ha detto... Vieni Davide, vieni tu a prenderla. Mi ha detto il mio amico, guarda che in questo sacchetto, vieni, vieni a aiutarmi Davide, dai. Il mio amico mi ha detto così, in questo sacchetto ci sono delle cose che devi portare ai bambini. Vieni, vieni Davide che le tiriamo fuori insieme, dai. Davide, vero? Metti dentro la mano, guarda se le trovi. Ci sono? Ci sono? Aspetta, aspetta, proviamo a rovesciare, vediamo se ci sono. Scusa, mi ha detto che sono. Ma dove le ha messe? Ma c'è un'altra tasca, mi ha fatto uno scherzo, Davide. C'è un'altra tasca, eccole qua. No, come mai? Adesso. C'è un'altra tasca, va a vedere. Oh, ma ragazzi, ma questa gente qua in paradiso mi fa un sacco di. Un'altra tasca. C'è un'altra tasca ancora? No. Non è possibile, non è possibile, fammi vedere. C'è un'altra, adesso però, c'è un'altra tasca adesso, fammi vedere. No, dai. Sì, eccola qua. Oh, eccole qua, aspetta, aspetta, aspetta Davide, vediamo che facciamo. Qui ci sono questi, poi fammi vedere, ci sono questi. Oh, portaglieli a Chiara, aspetta, e poi ci sono questi, fammi vedere se... No, no, ce ne sono più, adesso tutto voi. Questi me li hanno dati per voi, adesso glieli do a Chiara così li distribuite voi. Grazie Davide, fategli un applauso, Grazie. Allora, prima però di darvi quelle cose, vi dico proprio l'ultima cosa, state attenzione, L'ultima cosa. Lì in paradiso mi hanno detto di dirvi questa cosa, che non importa che nel vostro cuore ci sia un fuoco grande, grande, basta che ci sia, basta accendere una piccola, piccola luce. Dicono piccola, proviamo. Proviamo insieme, dicono di accendere una piccola piccola luce, perché quando la luce piccola si è... guarda cosa succede, dalla piccola luce nasce sempre un po' di amore, e quindi voi imparate un po' a accendere il vostro cuore, vedrete che l'amore esplode.
adesso abbiamo già giocato tanto. So che le vostre catechiste hanno una cosa bella da consegnarvi. Hanno una cosa molto bella da consegnarvi. Saluto, sono contenta che siamo stati insieme, che ci siamo divertiti. Il trattagallo ritornerà ancora, vedrai che ritornerà ancora. Adesso è tardi, ho bisogno di andare a nanna, poi ritornerà una prossima volta. Ciao a tutti ragazzi, grazie. Chiste di aspettare un attimo, mamma, festa dei santi per domani.